came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Benvenuti o bentornati nei cali. Guardate come sono attrezzato oggi. Avevamo visto l'unboxing del mio ZMP, un aereo, ma nello stesso tempo anche un drone. Insomma, due in uno. Come al supermercato, per intendersi. Guardate come sono bardato, sembra un cornuto con tutte queste antenne. Questo è un sistema innovativo prodotto da OMP Hobby, un oggetto che decolla e atterra in verticale proprio come se fosse un drone. E poi, quando è in aria, decidiamo di farlo volare nel classico modo dell'aereo, infatti dalla fissa, cambiando la modalità con lo switch da qui e via. Oggi vediamo la prima esperienza di volo con un oggetto di questo genere, magari lo stentiamo anche subito, ma prima di partire vi chiedo il consueto supporto lasciando un like a questo video, una condivisione e, se volete, naturalmente iscrivendovi al canale. E dunque si comincia. Innanzitutto diciamo questo, che per tutti i dettagli e le caratteristiche di questo oggetto vi rimando al mio video di unboxing che vi lascio qua sopra a sinistra nelle schede. Andate a recuperarvelo per capire esattamente come è fatto, come funziona e cosa può offrire, ovviamente. Il drone è guidabile in FPV grazie ai Google V2 che avevo in testa all'inizio del video e grazie ovviamente a lei, ovvero alla radio sempre DJI. Per farlo volare, visto che indossiamo il visore, dobbiamo essere accompagnati da un osservatore, altrimenti il volo, sapete, non sarà legale. E come vedete, eccolo qui, questo ZMO ha l'aspetto e le caratteristiche di un aereo, è a tutti gli effetti un aereo, però è anche un drone. Lui vola in modo classico di un'ala fissa, ma può ruotare le eliche e ci consente di avere i vantaggi del decollo e atterraggio verticale di un multirotore. Proprio così. All'interno ho una telecamera FPV che rimanda il segnale al nostro visore sulla piccola camera, sulla quale può essere inserita anche la scheda SD per registrare appunto il volo. Volendo si può inserire anche sul fronte una GoPro, ovviamente per realizzare immagini di risoluzione maggiore e niente, boh, vediamo un po', perché visto che sono le prime volte che si vuole, è meglio mettercela, perché se no magari oltre ai droni si perde anche la GoPro. Comunque, se potremo andare avanti, magari prossimamente ci potremo mettere anche la Go 2, forse è anche più bellino. Il sistema ovviamente si monta e si configura con i Google V2 e questa radio DJI FPV in pochissimi passaggi. Nel drone c'è un manuale starter kit che spiega appunto i semplici passaggi per bindare radio e visore e andare a calibrare. Dunque, che dire, possiamo passare subito e mettere in atto tutto quanto e dunque passiamo all'azione. Allora, innanzitutto, ragazzi, prima di iniziare ad andare e farlo decollare, dobbiamo agganciare ovviamente la batteria. Una volta agganciata la batteria, possiamo fare la calibrazione del drone facendo due rotazioni con il drone in orizzontale e due rotazioni con il drone verticale, e una volta che il drone si è calibrato è sufficiente tenere questo switch qua su in alto, vedete qui, eccolo qui, è sufficiente tenerlo tutto su, e questa è la modalità drone. I motori si
alzeranno, si posizioneranno proprio come se fosse un drone, ovviamente c'è anche quello dietro, e a questo punto niente, facciamo il decollo, decolliamo, e una volta che il drone si è posizionato all'altezza adeguata andiamo di nuovo a switchare e la mettiamo nel centro, e lui in pratica cambia modalità, entra in modalità appunto aereo, e questa modalità ci consente di guidarlo come esattamente un'ala fissa. E a questo punto vediamolo volare insieme, vediamo un po' di immagini emozionanti fatte con lui, e poi chiudiamo questo video, che direi ragazzi, questo OMP Hobby davvero intrigantissimo. Giù, guardiamo tutta la scena e poi dopo se ne riparla. Grande Vighe, questo è tanta roba, Vighe. Questo è un oggetto, io ho paura. Com'è andato? Ma che segreto? Beh ragazzi, allora avete visto? Cioè, esperienza da manicomio, che non so descrivervi, divertimento pazzesco, una guida tutta particolare, nemmeno facilissima, spesso passi al drone perché ti impaurisci, ma insomma davvero interessante. Avere un oggetto come questo, ma ha dei vantaggi importanti, perché permette a coloro che non hanno nessuna esperienza di divertirsi e volare in prima persona con un'ala fissa, magari senza rischiare più di tanto, e perché ha delle caratteristiche appunto di decollo e atterraggio che ha di fatto un drone normale stabilizzato, e poi grazie a tutto questo riusciamo a farlo salire e farlo passare in modalità aereo e guidarlo con un'ala fissa. Davvero un divertimento incredibile, avete visto, davvero una meraviglia. E ora che dire, proviamo a ridecollare, perché la batteria dura un'infinità. Speriamo, perché siamo andati
tre o quattro volte per due a lasciarlo nell'alberi o a perdilo, e si rischia, ovviamente ci si diverte. Che dire, seguitemi nella mia quotidianità, nei profili social, Instagram, Facebook, ma anche Telegram, trovate ovviamente i link sotto in descrizione. Ciao, a presto, con nuovi contenuti ovviamente interessanti, oltre con lui anche ovviamente con tutto quello del panorama droni, e non so poi. Ciao ragazzi, dalla Toscana, dai Bighe.